che io devo dire una cosa. Una compagna e in mezzo a voi c'è una donna con cui io sono stato 12 anni e abbiamo vissuto 12 anni d'amore. E poi ci siamo resi conto che ci amavamo così tanto che l'amore aveva superato anche la passione. Eppur rimanendo una passione sottoterrena, l'amore è diventato di complicità, di amicizia, di fratellanza, in un'unione che io mi auguro potrà durare in eterno, perché non ci sono i vincoli dello squallore, della gelosia, della possessione. E questa ragazza che sta in mezzo a voi è un mio grande amore di 12 anni. Lei non ci crederà mai, ma io per 12 anni ho amato solo lei. Si chiama Ira Delshaft. Un applauso per Ira. Ma anche un applauso per Esther Esposito. Esther Esposito, che è la mia compagna abituale, sì, è lei, bravo, l'avete individuata. Adesso si vergogna, però volevo dire queste belle parole, perché se le merita. E devo dire che non sempre mi sono comportato bene. Esther, dove sei? Vieni un attimo. Sei spaventata. Esther, vieni, vieni sul palco. Esther, un applauso. La mia donna di adesso. Sotto le luci comincia a fare caldo, nei camerini faceva un freddo boia. Basta che non mi tieni all'indietro, mi fai rompere qualche altra cosa. Sono già tutto messo rotto. Ammazza quanto è difficile toglierlo, perché c'è il sudore. Allora abbiamo salutato un vecchio ricordo, i ricordi diventano tristezza quando non c'è più un domani. Ma volevo dedicare questa serata ad un personaggio, un musicista che purtroppo non sta più con noi da ieri. Parrucca, me la leverò, ma ha visto lei, ma ha visto le donne anche più buone, eccetera. Non è un problema. E
dovete capire una cosa, che io mi sono sempre, cioè tutta la vita per me, dal 1965 poi, è stato combattere per avere i capelli lunghi. Cioè era una vera rivolta in quegli anni.